Il sogno della Roma di rivincere a 3 anni di distanza lo scudetto svanisce all'Olimpico, dove la squadra giallorossa aveva costruito passo passo la grande rimonta sulla Juventus. Invece è accaduto quello che nello sport avviene raramente, ma regolarmente, quando si snobba l'avversario o si pensa che i giochi siano già fatti. Gli eccessivi trionfalismi che hanno preceduto e accompagnato l'ultima gara interna della Roma riportano alla mente la grande delusione patita dai tifosi romanisti dopo la sconfitta in Coppa Campioni con il Liverpool. Eppure quella sconfitta non ha insegnato molto. Il clima di festa venutosi a creare intorno alla squadra ha infatti allentato la tensione agonistica ad una compagine già provata da uno straordinario recupero culminato con l'aggancio di domenica scorsa alla Juventus. Un aggancio che però ha mandato in orbita una formazione distratta dalla facilità dell'incontro e illusa dalla rete iniziale di Graziano. Una rete che per la Roma si è trasformata in una specie di autogol. Dopo aver fallito il raddoppio in più occasioni, la Roma subisce la reazione del Lecce e il relativo pareggio che porta la firma di Alberto Di Chiara pronto a sfruttare un'indecisione della difesa romanista. Un gol comunque che non guastava il clima di festa instaurato sin dalla vigilia. E invece 6 minuti più tardi arriva il raddoppio dei pugliesi. Giannini sbaglia un passaggio a centrocampo, la palla arriva a Pasculli che salta la difesa e viene atterrato da Tancredi in uscita. Rigore. La trasformazione di Barbas non scuoteva più di tanto la squadra e la tifoseria giallorossa. L'arrembaggio giallorosso all'inizio della ripresa è davvero veemente. Il portiere Negretti, subentrato nel primo tempo a Ciucci infortunato, si ricorda di essere il vero titolare e sventa con una serie di ottimi interventi ogni conclusione romanista. Ci provano Boniek e Di Carlo, ma niente da fare, il pareggio non arriva. Arriva invece il terzo gol del Lecce in contropiede. Barbas esplode il suo destro e per la Roma è la terza capitolazione. Il gol di Pruzzo a 10 minuti dalla fine ridà speranza alla sordita truppa giallorossa che si getta con generosità dentro l'area leccese. Un'azione di Conti, rientrati in squadra dopo lunga assenza, dà la possibilità nella di battere a rete, ma il tiro di destro del difensore giallorosso si perde all'esterno. Per la Roma, la prima sconfitta subita in casa, certamente la più amara e inattesa. Noi abbiamo avuto una grande occasione oggi, abbiamo perso a casa 3-2 contro l'ultimo in classifica. Allora la colpa è nostra, complimenti a Lecce.